ci disponiamo alla tua presenza, oh Signore. Ti riconosciamo, vivo e operante, realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti adoriamo con somma riverenza, oh Signore. Quanti possiamo, ci mettiamo in ginocchio. Riconosciamo la Divina Maestà. Ci inchiniamo profondamente dinanzi alla Divina Presenza. Chiniamo il nostro capo, Signore. Abbassiamo lo sguardo perché le nostre miserie, i nostri peccati, i nostri vizi, le nostre cattive abitudini inveterate, i peccati ci impediscono, Signore, di volgerci a te. E ti chiediamo, Signore, al di là delle nostre miserie, di fissare tu il tuo sguardo misericordioso su di noi. Tante volte, oh Signore, sei passato nella nostra vita. Siamo passati noi, oh Signore, davanti al luogo della tua dimora e non ti abbiamo saputo riconoscere, perché i nostri occhi erano incapaci di riconoscerti, perché il nostro sguardo, Signore, era fissato verso quelle realtà meschine che ci hanno distratto. Riconosciamo, Signore, la tua presenza, il nostro cuore, oh Signore, riconosce che tu sei qui, avverte la tua presenza. E benché i nostri occhi non possano vederti fisicamente come ti vedevano 2000 anni fa i tuoi discepoli, io faccio e ciascuno di noi faccia la sua professione di fede dichiarando: io so che tu sei qui, oh Signore. Con il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità e il mio cuore avverte la tua presenza, oh Signore. Toccami, oh Signore. Toccami tu, oh Signore. Tenendo il nostro capo basso, protendiamo le nostre mani verso Gesù. Ammiriamo la bellezza del Signore. Ammiriamo il suo passaggio nella nostra vita. Contempliamo il suo amore per noi.
posso sei, io so che tu sei qui. So che tu sei qui, benché le mie mani non possano toccare, io so che tu sei. Perché tu sei qui, perché tu sei qui, il mio cuore può ammirar la bellezza, perché tu sei qui, che i miei occhi non possano vederti, ti posso sentire, io so che tu sei qui, dichiarano, benché le mie mani non possano toccare il corpo tuo, Signore, io so che tu sei qui, benché i miei occhi non possano vederti, ti posso sentire, io so che tu sei qui, benché le mie mani non possano toccare il volto tuo, perché tu sei qui, posso sentire, sì, tu sei qui, il mio cuore può ammirar la bellezza, perché tu sei. Perché tu sei qui, posso sentire il tuo amore, perché tu sei qui. Fatti sentire, oh Signore. Mostrati al nostro cuore, mostrati, oh Signore, manifesta la tua tenerezza, dona la tua carezza, oh Signore, ai nostri cuori. Sì, oh Signore, io dichiaro la tua presenza nella mia vita.
nostro sguardo in Gesù. Guardiamo Gesù. Guardate Gesù. Fissiamo il nostro sguardo in Gesù. La nostra attenzione a Lui. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, Signore. Sulle tue labbra è effusa la grazia. Guardiamo Gesù. Innalziamo le nostre mani verso il Signore. Innalziamo le nostre mani. Gesù, tu hai detto: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome. Parleranno lingue nuove. Scacceranno demoni. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Signore, benedici le nostre mani. Donaci un linguaggio nuovo, il linguaggio dell'amore. Donaci di prendere in mano situazioni che altri non vogliono fare, non vogliono districare. Donaci, oh Signore, di vedere compiersi l'opera tua in noi, con potenza. Discende il fuoco del tuo amore, Signore, su di noi adesso. Discenda la tua unzione fresca, oh Signore, viva e vivificante. Discenda la rugiada dei tuoi celesti favori, oh Signore, su di noi, sulle nostre vite, per essere messaggeri del tuo amore. Alziamo le nostre mani verso Gesù. Anche se abbiamo smarrito la speranza, anche se abbiamo perso le forze fisicamente, il Signore ti darà nuova speranza, ti darà nuove forze, ti darà nuove energie, ti darà lo spirito della fede, ti inonderà di carismi, di miracoli. E vedrai compiersi l'opera di Dio in te e attraverso di te. Con tutto il tuo cuore dichiara: Signore, benedici le mie mani. Signore, benedici il mio cuore. Signore, benedici il mio sguardo. Signore, benedici la mia bocca. Signore, benedici tutti attraverso di me. Innalziamo le nostre mani e imploriamo misericordia. Alzo le mani, anche se non ho forze. Alzo le mani, anche se ho mille problemi. Quando alzo le mani, comincio a sentire un'unzione. Quando alzo le mani,
fuoco del tuo amore, oh Signore. Quando alzo le mani, il mio peso scompa, nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani, quando alzo le mani. Anche se ho mille problemi, questo è possibile. Signore, io dichiaro che tu sei il Dio dell'impossibile, dichiaro che tu sei onnipotente, oh Signore, che nulla è impossibile a te. E dichiaro, Signore, che nulla è impossibile per chi crede. E io innalzo le mie mani, oh Signore, perché le tue benedizioni ci raggiungano, ci tocchino. Sì, oh Signore, io ci credo. Io credo in te, oh Signore. Io appartengo a te. In questo momento, Signore, ti chiedo di sigillare con la potenza del tuo amore questo momento di grazia. Questo è il momento in cui oggi, Signore, con il fuoco del tuo Santo Spirito, tu ci raggiungi. Tu ci tocchi, tu ci sani e ti chiediamo, Signore, passa ancora una volta in mezzo a noi, passa come passavi 2000 anni fa, sanando e beneficando tutti coloro che erano prigionieri del male. Gesù Nazareno, uomo di Galilea, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Passa, oh Signore, passa ancora in mezzo a noi, passa e tocca, passa, risana, passa, guarisci, passa, oh Signore, benedici ciascuno di noi.
Thank you.
Stendi la tua mano, Signore, su di noi e liberaci da ogni male, da ogni influenza del nemico maligno. Liberaci, o Signore Gesù, da ogni azione, da ogni opera, fatta o fatta fare da uomini e donne cattive. Trasmuta in benedizione, o Signore, ogni maledizione, ogni situazione di male che si è potuta annidare in noi. Stendi la tua mano, Signore, e sgrida ogni spirito di male. Scaccia, o Signore, qualsiasi spirito che non è obbediente alla tua volontà. Ricaccialo, Signore, per mezzo del tuo Sant'Arcangelo Michele, negli abissi dell'inferno. E manda i tuoi santi angeli, Signore, potenti esecutori dei tuoi comandi,
perché si realizzi il tuo volere benevolo verso ciascuno di noi. Sgrida ogni spirito che procura malattia o infermità, tristezza, angoscia, depressione, malinconia. Sgrida, o Signore, ogni spirito che procura malattie fisiche, di qualsiasi ordine e grado. Eradica, o Signore, le cause del male che si sono introdotte nella nostra vita, per qualsiasi via o per qualsiasi situazione. È nel tuo nome, o Gesù, che noi li scacciamo. Nel nome benedetto e santo di Gesù, io sgrido ogni spirito che procura in me infelicità, che procura in me malattia. In virtù del santo battesimo, io dichiaro la mia consacrazione a Cristo. E sigillo nella mia mente, nel mio cuore, in tutta la mia vita, in tutto il mio corpo, in tutto ciò che sono e possiedo, nel nome di Gesù. Sigillo la sua benedizione in me, la sua grazia in me. Signore Gesù, io credo che tu sei lo stesso ieri, oggi e sempre, e che quanto hai fatto, Signore, e che il Santo Vangelo ci racconta, tu oggi ancora lo compi per noi, oh Signore. Ti chiediamo, Signore, in modo particolare in questo momento, di guarirci da ogni malattia spirituale o da qualsiasi malattia diabolica. Che ciascuno di noi, o Signore, riceva guarigione in pienezza, totale, completa, definitiva, senza alcuna possibilità di manifestazioni diaboliche, ma solo, Signore, con grande pace nei nostri cuori. Donaci, o Signore, la grazia, come l'indemoniato di Gerasa, di stare con te, o Signore, seduti, vestiti e sani di mente, cioè, Signori, di noi stessi, pienamente presenti a noi stessi, rivestiti della tua dignità, la veste battesimale che abbiamo ricevuto da te, e sani di mente, o Signore, equilibrati, nuovamente, o Signore, ricomposti, casomai fossimo stati spezzati e frammentati. Ricostruisci la nostra personalità, o Signore, a immagine tua, vero Dio e perfetto uomo. In questo momento, Signore, che io ti chiedo di intervenire anche attraverso di me, nella mia famiglia, attraverso le generazioni pregresse e quelle che sono legate a me. Signore, che questa benedizione, come dei vasi comunicanti, possa raggiungere tutti i miei cari, i miei parenti, i miei familiari, tutte quelle persone, o Signore, che hai voluto fossero parte della mia famiglia. E ti chiedo, Signore, in modo particolare, di benedire anche tutti gli amici, segno della tua benevolenza, i miei fratelli di comunità,
quelli che sono venuti qui per la prima volta, ma anche quelli, oh Signore, che da sempre tu hai pensato, voluto e beneficato, e che oggi, oh Signore, stai benedicendo al di là di ogni aspettativa. Grazie, oh Signore, per ogni guarigione, grazie, oh Signore, per ogni benedizione nel corpo, nella psiche, nell'equilibrio, ma anche nelle risorse, nelle potenzialità che tu, Signore, in questo momento stai ricomponendo e rinsaldando. Benedicimi, Signore, ti prego, concedimi terreni sempre più vasti. Tienimi sul capo la tua mano e allontana da me disgrazie e dolori. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli del secolo. Il tuo infinito amore.
per tutto quello che hai fatto per noi oggi. Signore, forse nell'eternità, forse in paradiso capiremo, comprenderemo tutto il bene che oggi si è realizzato qui in questo luogo, nel quale ci hai chiamato, Signore, a fare esperienza viva di Te che sei vivente. E con tutto il nostro cuore Ti vogliamo dire grazie, Gesù. Grazie, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie dal profondo del nostro cuore, infinitamente grazie Signore, grazie. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo per ogni e per uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù, il Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo d'arte. Benedetto la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetto la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetto la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio, i suoi angeli e i suoi santi. Yeah.
Lodate il Signore nel suo santuario. Lodatelo nel firmamento della sua potenza. Lodatelo per i suoi prodigi. Lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con squilli di tromba, con arpa e cetra, con timpani e danze, sulle gote e sui flauti. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Questa è la nostra gloria, dar lode al Signore per tutti i giorni della nostra vita. Nella casa del Signore i tuoi piedi danzano cantando. Nella casa del Signore gioiamo delle cose che tu fai. Gioiamo delle cose che tu fai. Gioiamo delle cose che tu fai. Buon cammino di santità a tutti. E insieme a Maria, che ci insegna a camminare nelle vie della santità, e diciamo il nostro grazie a Gesù per averci donato questa mamma straordinaria, meravigliosa, che ci tiene per mano nel cammino verso la vera vita. Buon cammino di santità per tutti. Rincorrevo sogni vuoti che svanivano nel nulla. Vuoti come vuoto era il mio cuore che cercava di capire io che vivere e morire. Señor.